Ospedale di Pagani, l'associazione Angeli con la collaborazione di medici, infermieri e quanti altri collaborano a questa azione di volontariato ha avuto un'altra volta successo, prevenzione per la tiroide. Centinaia di persone stamattina, non è ancora mezzogiorno, si sono portati qui negli ambienti ospedalieri per sottoporsi ad una visita preventiva. Ci troviamo davanti a una tiroide disomogenea ipercogena, leggermente aumentata di volume, una paziente già in trattamento con la levotiroxina. Adesso mettiamo anche il color Doppler, gentilmente donatoci da una casa elettromedicale, la Sonoscape, vabbè, pubblicità fa progresso, è doveroso. Al color abbiamo un pattern di 0 gradi, quindi è una fase stazionaria per quanto riguarda la patologia di cui è affetta la signora. Ripetiamo, è perfettamente in quadro, dovrebbe ripetere, glielo dico sempre, il TSH e gli altri esami, controllare anche l'emocromo e formula, va bene. Esperienza fantastica, perché la nostra professione è anche una missione, quindi il volontariato è la... La ripeteremo? Certamente. Mattina un grande successo, come sempre, siamo molto contenti, la gente se ne va con un entusiasmo non da poco, nota la professionalità e non... nota la professionalità. E poi nella struttura ospedaliera. Nella struttura ospedaliera che ci sta ospitando già da un bel po' e siamo contenti di dare sempre di più. E perché no? Ci vediamo sicuramente alla prossima nostra iniziativa. Su cosa? Deciderò con i nostri collaboratori medici e nonché infermieri e all'accoglienza decidiamo il tipo di patologia da proporre. Allora. Siamo riusciti ad evidenziare di come e quanto si sta diffondendo la patologia tiroidea, soprattutto per quanto riguarda quella di tipo autoimmunitaria, per la quale stiamo alzando noi specialisti il livello di guardia. E questa iniziativa ci serve proprio qui per questo, per individuare uno screening. Esatto, e individuare precocemente chi è predisposto a questo tipo di malattia. C'è da preoccuparsi? No.